Un luogo epico, magnifico, unico. Mistras è sicuramente una delle città più interessanti del Peloponneso. Immutata nel tempo, questa città morta si estende lungo i fianchi scoscesi ed irregolari di una collina, sovrastata da una fortezza. Mistras è un vero e proprio museo all'aria aperta, dove si serbano le memorie di un'epoca gloriosa ricca di potere e cultura. Le fortificazioni e le chiese, i palazzi e le ville, le sue strade, le fontane. Qui tutto ci offre un ampio sguardo sull'evoluzione culturale bizantina. La città medievale che si estende lungo i versanti del Taygetos ci riempie gli occhi con il suo groviglio di rovine. Le pietre, le antiche mura, gli archi e le cupole sono ancora lì, continuano la loro muta esistenza e quando crollano portano con sé ciò che resta del lavoro e dell'abilità dei loro costruttori, insieme ai pensieri e ai sentimenti delle persone che vivevano qui, in altre parole di tutti coloro che dettero forma allo spazio. All'interno della Cappella di San Cristoforo sono conservati alcuni affreschi, tra cui quello che raffigura San Cristoforo in trono. Nell'arco ci sono gli apostoli che circondano una giovane figura di santo con i capelli mossi, forse proprio San Cristoforo. La chiesa di San Giorgio è un piccolo edificio molto ben proporzionato, con un adiacente pronao laterale restaurato. Il piccolo monastero del Peribletos fu costruito nell'angolo sud-orientale delle mura esterne, direttamente sulla rupe a precipizio. La pianta della chiesa quindi non è rettangolare, proprio perché si dovettero seguire le linee della roccia su cui venne eretta la chiesa. Questo edificio a forma di torre viene chiamato il refettorio. Le pareti sono decorate con medaglioni che raffigurano leoni e gigli. Qui l'architettura non poté seguire delle forme troppo precise e il contatto con la stessa rupe toglie lo spazio necessario che invece richiederebbero le sue dimensioni. L'iconografia delle scene sull'ampia superficie delle pareti e sulle volte della chiesa non presenta la chiarezza e la semplicità che invece troviamo in altre chiese più antiche, come la Matropolis, San Teodoro e l'Apendico. Qui i tre cicli iconografici dell'Eucarestia, le feste e la Passione, si intrecciano con le scene dalla vita di Maria. Le tre absidi sono decorate con scene simboliche. Tra queste vediamo l'agnello di Dio, la comunione degli apostoli, il Cristo dolente, la divina liturgia ed Emanuele dormiente. Altri episodi raffigurati sono tratti invece dal Vecchio Testamento. Qui possiamo vedere il Cristo Pantocrator. Le decorazioni scolpite all'interno dell'edificio, come in altre chiese a Mistras, palesano poca omogeneità nello stile ed esecuzione. Alcuni dettagli dimostrano che in questo caso si tratta di frammenti estratti da altri siti ed adattati alla nuova chiesa. Chiese, monasteri ed edifici sembrano sorgere dalle mura. Più in alto c'è un palazzo, circondato da altre chiese, e da case molto ravvicinate l'una all'altra. Dall'alto della collina la cittadella domina il panorama. Il monastero della Pantanassa fu eretto in posizione dominante, lungo un pendio scosceso ad est della montagna. È il monumento meglio conservato a Mistras e le suore che vi abitano ancora oggi ne mantengono in vita l'antica tradizione medievale dell'ospitalità. Fu fondato da Giovanni Prangopoulos, il capo sacerdote del Despostato. L'entrata occidentale del monastero, un tempo monumentale ma oggi incompleta, conduce verso un lungo stretto cortile.
Da qui due gradini salgono verso una piccola piattaforma artificiale dove è stata eretta la chiesa. Le colonne all'interno sono di tre tipi e risalgono ad epoche diverse. La decorazione originale delle pareti si è conservata in buone condizioni sia nei bracci della croce che al piano superiore. Le scene e i gruppi di scene differiscono l'una dall'altra, eppure presentano delle caratteristiche simili che conferiscono una certa omogeneità a tutti i dipinti di Pantanassa. Un manierismo accentuato caratterizza l'intera composizione e i dettagli delle scene. Qui possiamo ammirare la Natività. Gli affreschi del Pantanassa sono di ottima qualità e possono essere datati con una ragionevole sicurezza al 1430 circa. Qui un raro esempio superstite di arte bizantina. Nel centro della città si trova la piccola chiesa dell'Evangelistria. Questa è l'unica chiesa a Mistras senza una storia documentata. Nessun documento, nessuna iscrizione o immagine del suo fondatore e neppure di colui che poi l'ha riedificata. Il complesso di edifici che formano la metropolis sono allineati lungo il confine interno settentrionale delle mura. La chiesa non ha conservato però la sua forma originale. Nikeforos la costruì in forma basilicale, seguendo lo stile tradizionale delle cattedrali. La basilica era divisa in tre navate da due file di tre colonne. Nel lato nord della chiesa c'è una corte, con portici e colonnati su tre lati, risalente all'epoca dell'invasione turca. All'esterno, un fregio bordato con sculture appartenenti a periodi e stili diversi. Sembra che anche in questo caso le chiese di Sparta abbiano fornito agli architetti di Mistras il materiale già finito. Il museo si trova nella parte settentrionale del cortile della metropolis. L'interno della metropolis ha subito poche modifiche e spesso azzardate. La disposizione degli edifici sembra piuttosto casuale e ciò rafforza l'impressione complessiva che si ha del luogo. Le decorazioni interne originali sono in cattive condizioni. Matteo, vescovo di Lacedemonia, trattò infatti gli affreschi di Nikeforos quasi come i romani trattarono il fregio del teatro di Dionisio nell'acropoli ateniese, ovvero il vescovo decapitò semplicemente le figure. La storia degli affreschi e dei mosaici nelle chiese ortodosse è molto interessante. Da un lato, infatti, rivela grande reattività da parte della chiesa stessa nei confronti dei cambiamenti architettonici e pastorali. Dall'altro, mostra invece una forte resistenza della propria fede riguardo a principi spirituali immutati nel tempo. La forma generale delle abitazioni era in gran parte determinata dalle forme ripide ed irregolari della collina e dal carattere urbano che Mistras stava assumendo. Dal lato fortificato della collina, lo spazio era troppo piccolo per costruire cortili o giardini, che invece una capitale del calibro di Mistras doveva avere. Nella Plateis della città superiore si conserva un grande complesso di edifici. Secondo una tradizione locale, qui era il palazzo della principessa.
Sul lato sud-occidentale della collina, nel quartiere del palazzo, più in alto rispetto alla piazza, sorge Santa Sofia, la chiesa del palazzo e il catolicon di un piccolo monastero. Questa chiesa, dedicata alla parola del Padre, è stata identificata come la chiesa del Cristo Zeodota, colui che dà la vita. Santa Sofia fu influenzata dalle forme e lo splendore dell'Afendico. Santa Sofia è caratterizzata dalle piccole proporzioni che ne enfatizzano l'altezza. Una peculiarità questa, che è abbastanza rara nell'architettura bizantina. La chiesa riceve la luce solo da alcune finestrelle ricavate nella cupola. La cittadella racchiude uno spazio piano ed è difesa da due cerchie di mura, una interna e l'altra esterna. In quest'area, poco più bassa ma più ampia rispetto al recinto interno, si trovano le rovine delle abitazioni risalenti al periodo turco. Lo scoglio della collina di Mistras si erge quasi verticale, rendendo la cittadella praticamente inaccessibile. La cittadella era il punto cardine del sistema difensivo e le mura cittadine si estendevano su tutta l'area che veniva difesa da qui. Per oltre due secoli, Mistras fu all'avanguardia dello sviluppo urbano. La sua storia inizia attorno alla metà del XIII secolo, quando i Franchi dominavano ancora il Peloponneso. Oggi Mistras è una città silenziosa, le cui rovine si ergono ad ovest del Taigeto, appena sopra la città di Sparta. Mistras fu fondata alla base della gola del Parorion, immersa in uno stupendo paesaggio. Le rovine di Mistras possono essere divise in tre sezioni. Il castello, la città superiore, che accoglie gli edifici e le stradine attorno al palazzo vescovile, e la città bassa, con le case e i monasteri protetti dietro la terza cerchia di mura. Mistras, la meraviglia della Morea, venne costruita come un anfiteatro attorno alla fortezza eretta nel 1249 dal principe di Acaia, Guglielmo di Villerduin. Riconquistata dai bizantini, quindi occupata dai turchi e dai veneziani, la città fu abbandonata definitivamente nel 1832 ed oggi restano solo le splendide rovine medievali, immerse in un paesaggio da sogno.